Da sempre sono un appassionato di natura in ogni suo aspetto. Sono una persona molto estroversa, non ho grandi problemi nel fare amicizie. Era in un momento della mia vita un po' particolare in cui avevo bisogno di una svolta. Avevo appena concluso l'università e ho pensato fosse il giusto inizio per la mia carriera. Non sapevo molto di servizio civile e poco di protezione civile. Durante un laboratorio svolto in università ho scoperto questo mondo e me ne sono appassionata. Tramite il consiglio di un'amica ho scoperto il bando di protezione civile e questo mi ha spinto a candidarmi. Il servizio civile è stata la mia prima esperienza vera di vita. È stato un anno sicuramente molto coinvolgente. Ho acquisito delle competenze che spero mi aiutino nel futuro. Ci sono stati tanti momenti belli, ma quello che sicuramente ricordo come più significativo è stato il giorno della campagna Io non rischio. Un ricordo che rimarrà impresso nella mia mente è sicuramente legato all'emergenza del 14 agosto con il crollo del ponte Morandi di Genova, nel quale ho potuto partecipare al comitato operativo. I miei colleghi non mi hanno fatto sentire l'ultimo arrivato e mi hanno coinvolto in tutte le attività, da quelle classiche di ufficio stampa fino alla birretta post lavoro. Ci sono stati tanti momenti impegnativi, altri meno, ma quelli più intensi sono stati anche più belli perché sono stati quelli in cui veramente mi sono sentita parte di qualcosa più grande di me. Prima domanda. No, fermo. L'avevo fatta bene. Ah, la devo rifare? No. No. No! Dove fa?